Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene ragazzi, questo è un video, diciamo così, che io faccio per quello che il giudice sportivo ha decretato per la nostra società, quindi per quanto riguarda il direttore generale e l'allenatore Luca D'Angio. Quindi lo scandalo Marinelli non si è fermato alla partita, ai danni che sono stati causati al Pisa Sporting Club, ma proseguono anche a livello societario. Bene? Beh, allora andiamo a vedere. Quindi oggi è arrivata la stangata del giudice sportivo, che ha squalificato per 2 giornate D'Angelo e poi ha inibito anche Corrado, quindi il direttore generale della nostra società, combinando poi un totale di 7.000 euro, scusate, di ammenda. Quindi 5.000 per il nostro DG, quindi per il direttore generale, e 2.000 per quanto riguarda l'allenatore Luca D'Angelo, che io tra l'altro D'Angelo è sempre stato, voi lo sapete, sempre stata una persona che ha sempre portato rispetto a tutto e a tutti. Quindi, ma non lo so, evidentemente è andato fuori di sé. È andato fuori di sé perché, cioè, alla fine, voglio dire, era inevitabile, no? Visto e considerato questo arbitro. Io penso che sia, parlo a nome di tutti i tifosi, anche se non dovrei, diciamo così, parlo a nome di me stesso. Secondo me quest'arbitro come persona non è gradita allo stadio Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconitani. Non è gradito nella maniera più assoluta. Speriamo che la Lega faccia, cioè, nel senso, diciamo, sia consapevole di questo. Comunque, Pisa 6 aprile 2021, una mano pesantissima per il Pisa, quella del giudice sportivo. Il giorno dopo Pisa Lecce, squalifica, ammende, inibizioni, eccetera eccetera, a Luca D'Angelo e a Giovanni Corrado. Saranno 2 le giornate di squalifica per il tecnico nerazzurro, oltre a 2.000 euro di ammenda. Questa è la motivazione del giudice per avere al 31esimo nel primo tempo, alla notifica del provvedimento di ammonizione, quinta sanzione tra parentesi, rivolto agli ufficiali di gara un'espressione irriguardosa. Vabbè, espressione riguardosa quale sarà mai, chi lo sa. Quindi D'Angelo salterà la panchina per quanto riguarda il Chievo e poi per quanto riguarda quella contro il Cosenza. Al giudice non è rimasto altro che applicare quanto riportato da referto arbitrale di Marinelli di Tivoli. C'è niente a fare. Continua questo. Questo soggetto continua. Che dobbiamo fare? È così, non c'è nulla da fare. Gli danno anche da fare il compitino. E lui il compitino l'ha svolto in maniera esaustiva. Per quanto riguarda Corrado, mano ancora più pesante per il direttore generale del Pisa, Giovanni Corrado, inibito a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, a ricoprire cariche federali e a rappresentare la società nell'ambito federale fino a tutto il 20 aprile 2021. Per lui anche un'ammenda di 5.000 euro, per un totale di 7.000 euro di multa tra allenatore e direttore generale. Che dire più? Uno scandalo? No, perché alla fine il giudice sportivo non ha fatto altro che riportare quello che il signor Marinelli, penso io, persona non gradita, persona assolutamente non gradita per quanto mi riguarda, persona non gradita. Poi, per l'amor di Dio, ognuno tragga le proprie conclusioni. E polemiche. La gara di ieri ha generato diverse polemiche per il rigore non assegnato al Pisa dopo il contatto del calciatore del Lecce Maggio e l'attaccante nerazzurro Palombi. Palombi ha detto nell'intervista
mi ritengo un giocatore abbastanza onesto. Aveva commentato ieri il calciatore: se cado è perché ho sentito un tocco. La dinamica parla chiaro, non c'è neanche da parlare. L'arbitro ha fatto un errore grave. Quello che abbiamo detto, quello che ho detto ieri nel video. Quindi molte cose, le immagini non le guarda nessuno. E questo è purtroppo il problema, è questo, che alla fine le immagini non le guarda nessuno. Come ho detto io ieri, a cosa serve offendere? A niente, non serve a niente. Non serve a niente perché tanto poi alla fine non gli interessa nulla a nessuno. Le immagini, non le immagini, ah ma io devo decidere in una frazione di secondo, quelli tanto la sbucciano comunque. Ebbene sì, chiaro, nessuno a loro gli fa niente, anche se è plateale, anche se è evidente. Vediamo se mi seguono il video, io ve lo metto qua, quindi alla mia destra, quindi alla vostra sinistra. Ecco qua, a posto, questo è, va bene? Questo è, né più e nemmeno, questo è. Poi, indipendentemente dal fatto che ci sia stato rigore per il Lecce, non ci sia stato, ci sia stato, non ci sia stato, tanto quello l'ha fischiato e non vedeva l'ora di fischiare. Perché alla fine del primo tempo il direttore generale è andato là e gli ha detto due tre cosette. Quindi quello se l'è legato a dito, penso io, credo, è un mio pensiero. È un mio pensiero. Giusto, sbagliato, io, è un mio pensiero. E io dico quello che penso. Non senza offendere nessuno. E quello se l'è legato al dito, penso io, ripeto. Quindi non vedeva l'ora di fischiare rigore. Dice, ora ci penso io, ma non è così che funziona, secondo me, non è così che funziona, capito? Cioè, l'arbitro deve essere onesto, leale e via via discorrendo, basta, c'era rigore, fine all'argomento, fine alla discussione, chiusa la parentesi, chiuso tutto, caro Marinelli, ti devi fischiare il rigore, hai capito? Questo è, quindi per me persona non gradita, e vabbè, io ho tutta la fiducia del mondo in Taddei, sia chiaro, poi comunque magari le direttive poi insomma, le darà sempre il nostro mister, comunque allenerà sempre la squadra, quindi vabbè, non sarà in panchina, è d'accordo, vabbè, ma io penso che Taddei sarà sicuramente in grado di sopperire alla mancanza di D'Angelo, insomma, per due partite. Che dobbiamo fare, ragazzi? E così speriamo, a questo punto voglio dire, speriamo che la Lega non ci voglia mandare in Serie C, me lo auguro, mancano 3-4 punti alla salvezza, ragazzi, speriamo di fare questi 3-4 punti, insomma, e di chiuderla qui questa stagione, perché ormai la stagione è condannata, quindi, cioè condannata, nel senso, siamo a metà classifica e rimaniamo a metà, spero a questo punto almeno di rimanere a metà classifica e di riuscire a salvarsi, insomma, ecco, perché se tanto mi dà tanto, voglio dire, comincio ad avere anche delle paure, speriamo che siano solo paure passeggere, poi alla fine non ci sia niente di più, e magari sono pensieri che adesso volgono magari al peggio, ma magari poi alla fine insomma non troveranno riscontro, spero che non trovino riscontro. Bene ragazzi, questo era solo per mettervi al corrente di quello che è successo, o comunque di quello che è venuto fuori dall'analisi del refertino che il signor Marinelli ha fatto al giudice sportivo, e quindi il giudice sportivo non ha potuto far altro che prendere nota, cioè o meglio, prendere nota, diciamo così, combinare le sanzioni per quella che è stata la partita, c'è niente a fare. Spero, mi auguro che quest'arbitro non venga più a Pisa, dobbiamo fare almeno quello, spero, mi auguro. Non venga più a Pisa perché non ne abbiamo bisogno, sicuramente, ma che non arbitri più proprio Pisa perché non abbiamo bisogno di Marinelli, insomma, ecco, penso che insomma sia chiaro concettualmente che noi non abbiamo bisogno di Marinelli, insomma, ecco, voglio dire. Vabbè, detto questo, che dire più, io sostegno massimo da tifoso a Corrado, comunque direttore generale, e quindi a Giovanni e
quindi a Luca D'Angelo, il nostro mister, sostegno totale, perché alla fine si sono fatti sentire e vabbè, abbiamo purtroppo costata cara, farsi sentire qui costa caro, c'è niente a fare, chi se ha ragione, costa caro, figurati se non hai ragione, mamma mia, che fanno, ti piccano al primo palo, vabbè, così, quindi quando hai ragione le prendi sul campo, le prendi dopo il campo, le prendi con sanzioni, le prendi con multe, insomma, e anche salatine, se hai ragione, figuriamoci se non hai ragione cosa succede, boh, vabbè, questo purtroppo, questo è qua, c'è niente da fare, è così, andatevi a vedere l'articolo di Michele Buffalini, tutto, la nazione, vabbè ragazzi, io sono sempre più, veramente, più mortificato, una cosa indescrivibile, una cosa indescrivibile, una cosa assurda, secondo me, una cosa allucinante, una cosa inverosimile. Gli arbitri, ripeto, e poi concludo, prime donne, gli arbitri decidono, l'arbitro decide il risultato, l'arbitro decide tutto, quindi modificano i risultati, modificano le classifiche, modificano chi deve andare in Serie A, chi deve andare in Serie C. Ma non è così, cioè l'arbitro deve andare a arbitrare una partita ed essere imparziale, questo è l'arbitro, cioè, non è che l'arbitro deve decidere chissà morte, vita e miracoli, no, non è così, non è così, non funziona così, cioè le partite devono essere decise dai giocatori, non certo dall'arbitro, questo è poco ma sicuro a casa mia, poi non lo so, si vede evidentemente a casa di qualcun altro non è così, e vabbè, pazienza. Allora ragazzi, che dire più, va bene, tra un po' sarà il compleanno del Pisa e purtroppo ci troviamo qua a, insomma, invece che gioire qua, vabbè, magari farò qualcosa per il compleanno del Pisa, sicuramente, che ricordo è fra 3 giorni, vabbè, e niente, va bene così, io per questo video la finisco qua. Se vi è piaciuto, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Io vi ricordo una cosa ragazzi, il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima.